Recita un vecchio adagio del gattopardismo, che in Italia tutto deve cambiare perché nulla cambi. La Serie B non fa eccezione a questo detto. In questo girone di andata se ne sono viste di tutti i colori, ma la sostanza delle cose è la seguente. Il Palermo, grande favorito della vigilia, chiude da campione d'inverno, lanciatissimo verso la Serie A per effetto del 3-0, inflitto alla Salernitana, a firma Ciocev, Monachello e Jajalo. Il secondo posto è appannaggio del Frosinone, che prima suda freddo con il Foggia passato in vantaggio con Beretta, ma poi lo ribalta grazie alla doppietta di Daniel Ciofani. Terzo gradino del podio per la coppia Bari-Empoli, coi pugliesi bloccati sullo 0-0 in quel di Carpi e di Toscani che invece hanno colto il primo successo dell'era Andrea Azzoli, espugnando Perugia sul 4-2 con le doppiette, guarda un po', dei soliti Caputo e Donnarumma. Frena il Parma, bloccato dall'espulsione di Lucarelli e dallo Spezia sullo 0-0. Risale il Cittadella che espugna Vercelli grazie alla pennellata di Chiaretti ed il sigillo di Iori. In coda, prima vittoria di Cosmi con l'Ascoli che passa a Brescia con la zampata di Buzzegoli. Torna a vincere dopo 2 mesi anche l'Avellino che inguaia Pochesci con le reti di Asensio e Bidaoui. Così come l'Entella che batte il Novara per 2-1 e lo aggancia in classifica. Più del 2017 col sorriso anche il Pescara. Il gioiello di Balzania abbatte il Venezia e certifica il rilancio di uno Zeman scopertosi più accorto dopo l'imbarcata di Cesena.